Atugbe me ma do me de Oya wa ye no yi me ga wa gbe bi ma do do he to yi Ya we iru nji ahi Atugbe me ma do me de pe pe ya wa ye no yi. Sono sempre più così interessato, coinvolto da questa discussione, che però mi porta sempre su domande di fondo o comunque riflessioni di fondo dalle quali è difficile capire che strada prendere e dove andare. Serge prima sottolineava come è il Sud che aiuta il Nord a sopravvivere. Ma nello stesso tempo ci diceva fino ai 60-70, agli anni 60-70, sostanzialmente vivevamo in uno status accettabile per tutti, cioè non per tutti come qualità di vita, ma in una media che era ancora sostenibile. Oggi abbiamo visto, tutti i grafici eccetera ci pongono in una situazione dove sempre di più si pongono scenari molto preoccupanti per il futuro, quindi per i nostri figli, discendenze, eccetera. Ma queste scelte da chi vengono fatte? Che è un'altra delle questioni di fondo. Nel senso che tutto questo sistema che ci porta poi a vivere in una maniera o vivere in un'altra maniera, o comunque consumare più o meno le stesse cose, ma a rovinare l'ecosistema, a incrementare le diseguaglianze, eccetera, sono pur sempre delle persone che lo decidono, che lo producono. È vero che si collocano in sistemi particolari, istituzionali, imprenditoriali, mercantili, finanziari, eccetera, ma ci sono delle persone alla base. Allora, è possibile trovare dei percorsi che possano, senza togliere la felicità a nessuno, ma anzi darla a chi ne ha meno, ma cercare anche di far crescere quei livelli di qualità di vita che mancano in certi ambiti, perché ieri nel villaggio, il capovillaggio ci ha detto chiaro e tondo che c'è un sacco di problemi, che hanno moltissimi problemi e che lo Stato è assente, che non dà risposte. Non ci ha detto che siamo felici, ci ha detto abbiamo un sacco di problemi, però nello stesso tempo ci autofinanziamo per certe cose che sono loro scelte, rispettabilissime. Ma indubbiamente dei problemi ce li ha e ci ha ripetutamente chiesto, individualmente e collettivamente, di non dimenticarci, di aiutarli, eccetera, eccetera. Quindi un'azione su loro richiesta stessa anche, è richiesta, è necessaria. Dall'altra parte noi ci troviamo in un contesto dove siamo vittime noi stesse dello scenario complessivo. In questo senso, forse uno degli aspetti che non abbiamo ancora trattato, c'era la questione, credo anche di Maria Teresa, sulla possibilità, o è solo utopia, di arrivare a un rapporto simmetrico, paritario. È possibile trovare un punto di incontro e come possiamo costruire il cammino verso questo punto di incontro dove venga dato lo spazio alle scelte, alle culture, ai valori, a tutto quello che vogliamo dare, ma dove ci si possa anche costruire quella fascia, Pasquale dice minima, potremmo dire di bene comune generalizzato, nel senso che tutte le cose essenziali, dal materiale ma soprattutto alla qualità, cioè il rispetto dell'essere completo della persona, sia effettivamente quello che diceva Serge prima, la felicità,
E quindi riconoscere come collocazione costituzionale o comunque riconosciuta legislativamente la felicità, il diritto della persona ad avere il minimo, il bene necessario per vivere da persona umana. Quando Serge parlava del cambiamento che c'è stato tra gli anni 60 e 70 alla fase successiva, mi è venuto automaticamente da pensare che negli anni 60 e 70 è stato anche il momento in cui molte ONG hanno iniziato a fare cooperazione, e almeno la prima fase. Poi ne abbiamo avuto un'altra con i soldi dei vari governi multilaterali degli anni 80, inizio 90. E mi chiedevo, anche perché, anche rispetto a quello che dicevate adesso, no, questa assenza degli africani, che sicuramente l'abbiamo notato tutti, è un intoppo che ci siamo trovati con queste assenze di oggi, eccetera. Ma credo che anche alcuni momenti parlare tra di noi in maniera molto, non critica, ma per approfondire certi nostri ruoli sia estremamente importante. Dovremmo però avere anche il coraggio di iniziare a chiederci se le ONG, le associazioni, così come sono oggi, hanno ancora un senso nel loro rapporto, o quale dovrebbe essere oggi il ruolo delle ONG, dei movimenti, delle associazioni, perché anche lì ci sono livelli poi diversi, nel fare cooperazione o anche semplicemente nel rapportarsi. A Nairobi, alcuni di noi ci sono stati, Pasquale l'ha citato varie volte, ma sono emersi, a mio avviso, degli spunti di riflessione anche rispetto alle esperienze precedenti, nelle relazioni proprio che ci sono. E dovremmo appunto utilizzare anche questi passaggi per metterci in discussione e capire che cosa stiamo facendo e forse che cosa dovremmo invece rivedere nel nostro rapportarsi e relazionarsi. Sergio. Penso che se l'Africa è l'opportunità di rimetterci in questione noi occidentali, è già un apporto enorme dell'Africa. Non dobbiamo sentirci troppo colpevoli, perché la colpevolezza non porta a niente di buono. E di più, il dialogo è qualcosa che non è così facile. Fare un vero dialogo, trovare, e come l'ha detto Eugenio, si pensa che gli interlocutori giusti siano Alberto o Moise, invece non sono coloro, ma se i camerieri, con i camerieri, i camerieri, possiamo avere un dialogo, dobbiamo avere un dialogo, ma non sarà il medesimo dialogo, c'è un limite, tanti limiti. Vorrei dedicare il mio intervento a due parole che fanno parte del dizionario dei toxic words, che sono aiutare e basic needs, bisogni fondamentali. Che per tutti, per Ivan Illich, le due parole fanno parte, sono parole importantissime del dizionario dei toxic words. E per introdurre questo, ricorderò una storietta terribile della vicenda di Ivan Illich. Una volta Ivan era a un seminario, un po' come questo, sulla povertà, organizzato dall'amico Majid Ranema, era nel Canada. Parlavano del fatto che l'ultimo rapporto della CNUSED, Commissione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo, che diceva che 2 miliardi sono al di sotto della soglia della povertà, eccetera. E allora il dibattito portava, Majid Ranema diceva, ma cosa possiamo fare per tutti questi poveri? E allora subito
Ivan si è arrabbiato e è uscito chiudendo la porta così, di questi poveri, I don't care, me ne frego di questi poveri, ha detto. Allora era una stupefazione, uno stupore, come si può parlare così? Poi dopo hanno riparlato di cosa. E ciò che voleva dire, che faceva arrabbiare Ivan Illich, è di parlare di una cosa sul quale possiamo fare niente. Lui diceva, non si deve parlare delle cose sulle quali non abbiamo potere, non possiamo, dobbiamo parlare delle cose su, possiamo trasformare la nostra vita, cambiare il nostro consumo. Non possiamo cambiare l'Africa, questo non è vero. Allora, la parola aiutare. Aiutare, e come siamo qua sotto il padronaggio dell'abbé Pierre, mi piace molto ricordare questa storia che più o meno è il mito originario di Emmaus. Una volta qualcuno è venuto a cercare l'abbé Pierre perché c'era un forzato che voleva suicidarsi. Allora l'abbé Pierre l'ha incontrato, lui si è arrabbiato, chiedeva, lasciatemi tranquillo, voglio, non potete fare niente, eccetera, non voglio... Bon. E l'abbé Pierre ha detto, ma non voglio fare, aiutarti, è tu che puoi aiutarmi. E lui è diventato così il primo compagno, uno dei primi compagni di Emmaus. E la lezione di questo è che quando si vuole aiutare qualcuno si deve avere qualcosa da chiedere. E per questo dico sempre se andiamo in Africa per ricevere dall'Africa, l'Africa può aiutarci a risolvere i nostri problemi, perché siamo la questione, anche se pensiamo dell'Africa, ci vuole un'arroganza terribile per pretendere risolvere i problemi dell'Africa, perché come l'abbiamo visto ieri, i problemi dell'Africa, prima di tutto, il primo problema è la stregoneria. Chi dentro di noi può pretendere di risolvere? Possiamo dare 5.000 euro, 10.000, 20.000, eccetera, ma questo non risolverà il problema, il loro problema. Perché il l'etnocentrismo, Massimo mi ha posto questa domanda, Massimo, sì, se l'alfabetizzazione è etnocentrico. Sì, naturalmente, sicuramente è etnocentrico. Non lo so, ma probabilmente l'alfabetizzazione non è il loro primo problema, forse è una preoccupazione. E certamente per alcuni che sono occidentalizzati, ma non è la preoccupazione fondamentale. E per sapere le loro preoccupazioni, naturalmente si deve chiedere, ma anche se chiediamo, probabilmente che la risposta non sarà la risposta vera, perché gli africani rispondono ciò che vogliamo sentire, non ciò che loro dentro di loro hanno. Bon. E per questo... mi piace molto questa storia che ho messo alla fine dell'Altra Africa, che è raccontato da un giovane congolese, il dialogo delle maschere. Lui dice il rapporto tra i bianchi e i neri è come il rapporto tra due maschere. Allora la maschera del bianco è rappresentata da personaggio che ha una grande bocca e piccole orecchie, perché il bianco sa tutto, sa ciò che il nero ha bisogno, di che cosa il nero ha bisogno, di un dispensaire, di una scuola, di produzione alimentare, eccetera. No, ha bisogno di un palazzo reale, è lui che le dice. E allora ma il nero non ha il bianco ha piccole orecchie, non è capace di ascoltare, di capire che il nero ha bisogno di un palazzo reale, di lottare contro la stregoneria. Invece la maschera del nero è con una piccola bocca
perché lui non può parlare, non ha grandi orecchie che lui è condannato a ascoltare sempre. Per questo penso che, sono convinto che la cosa la migliore che possiamo fare, perché si dice, è non aiutare, di sicuro abbiamo un debito colossale che non sarà mai pagato. Bisogna essere chiaro su questo. È difficile, sarebbe difficile anche per economisti di valutare qual è il nostro debito. Non sarà mai pagato, abbiamo un debito di ogni sorta e particolarmente un debito ecologico. Ma la cosa più importante è ora fermare la predazione. E per fermare la predazione, se noi iniziamo un percorso di costruire la società della decrescita, è così che possiamo il meglio permettere agli altri, al sud del mondo, agli africani, eccetera, di consumare un po' di più di avere a disposizione un po' più di risorse e stabilire un partenariato vero nella costruzione sia al nord che al sud di una società autonoma. La cosa che mi ha un po' reso triste ieri anche è quando hanno detto non abbiamo risorse sul posto, lo Stato non fa niente per loro, ma lo Stato non fa mai qualcosa, che si deve trovare in se stesso un villaggio, una regione, un paese, deve trovare in se stesso le forze per risolvere i suoi problemi. Penso che 30 anni fa, se saremmo stato in un villaggio così, non l'avrebbero fatto, non avrebbero chiesto l'elemosina, perché infatti hanno chiesto l'elemosina. Prima, 30 anni fa, aveva ancora la loro dignità, non avrebbero... Ma talmente volte gli ONG sono andati, di che cosa avete bisogno? Avete bisogno di un pozzo? Allora finalmente, sì, avete bisogno di un pozzo. Ok, abbiamo bisogno di un pozzo. Avete bisogno di una scuola? No, abbiamo l'iniziazione, che è la nostra scuola tradizionale, va bene così. Ma no, non va bene così. Avete bisogno dell'alfabetizzazione. Oggi non si può essere un cittadino del mondo senza scrivere, eccetera. Allora se volete, sì, vogliamo una scuola. Avete bisogno di un dispensario? No, abbiamo il prete Vodou che cura tutti i nostri problemi. No, non va bene questo. Dovete, per essere moderni, dovete avere un dispensario. E allora poco a poco si sono convinti che il bianco doveva portare la scuola, l'alfabetizzazione. Ma non è una cosa che, anche se avevano denaro, non farebbero questo. Come l'ha detto un occidentalizzato del Senegal che aveva abbastanza denaro. Allora un amico che era a casa sua ha visto che l'acqua era sporca, eccetera. Ma come non fa niente per l'acqua, eccetera? E ha detto, i miei soldi li riservo per fare il pellegrinaggio alla Mecca. Il pozzo è la questione, è un problema che l'Oxfam deve risolvere, non io. È molto interessante anche perché è così. Allora penso che il relativismo, perché sono deve ascoltare, dobbiamo ascoltare, e questa è la cosa più difficile, ascoltare l'altro. Ma penso che la cosa ieri era importante perché abbiamo avuto la possibilità di ascoltare un po' l'altro. Non tutti l'hanno ascolto, ma coloro che avevano la possibilità di ascoltare. Grazie.
Un problema molto importante che è quello della tecnica, che è molto legato a, non è un problema diverso, perché è molto collegato ad alcune cose di cui abbiamo parlato stamattina. Io credo che, avendo parlato con Nevio anche di questa cosa un po' fuori dal seminario, fuori dal seminato, credo che lui si riferisce sostanzialmente alla fiducia illuministica che la nostra cultura ripone nella tecnica come rimedio, come soluzione a una serie di problemi che abbiamo, di cui stiamo discutendo. Questa è una caratteristica molto importante della nostra cultura ed è alla radice anche di molti problemi che conosciamo. Per non parlare sul piano teorico, faccio, come ho fatto prima, ancora una volta, un esempio concreto. E per parlare di una cosa di cui mi occupo direttamente, che conosco, perché io tendo a parlare delle cose che conosco direttamente, la questione della fame. La tecnica e la fame. È molto pertinente la questione della fame con la tecnica, perché se voi ascoltate alcuni governi del Nord o alcune organizzazioni, ma anche alcuni economisti purtroppo, sembra che la risposta al problema della fame passi proprio per una soluzione tecnica. Ci propongono, hanno proposto e continuano a insistere, e stiamo ostinatamente lottando contro gli OGM, ma prima ancora che fossero inventati gli OGM la questione si poneva nello stesso modo, e cioè la rivoluzione verde ancora prima, e ancora prima le high yield varieties, cioè le sementi ad alta resa, e perché storicamente l'Occidente ha risposto alla questione della fame a livello mondiale con soluzioni tipo tecnico. Ora, non è soltanto un problema culturale che noi abbiamo risposto in questo modo, c'è un problema grave, diciamo, uno di potere in questo tipo di risposta, e due è anche una risposta che non tiene assolutamente conto della vera natura del problema. Molto spesso la risposta alla tecnica proviene non soltanto da una concezione nostra di fiducia illimitata, diciamo, nella tecnologia che abbiamo, ma anche dal fatto che è interesse diretto dell'Occidente dare risposte tecniche a problemi che non sono tecnici. L'esempio della fame. L'esempio della fame, quando si propone le sementi ad alta resa prima, la rivoluzione verde dopo e adesso gli OGM, si sta dicendo sostanzialmente ai paesi in via di sviluppo, cosiddetti in via di sviluppo, lo so che non si dice, diciamo, in via di sviluppo, non si dice né sviluppo né in via di sviluppo, ho detto due stupidaggini in una parola sola, e a questi paesi è stato proposto questo tipo di approccio tecnico, che sostanzialmente significa aumentare la produttività, cioè aumentare la produzione per ettaro e aumentare la produzione per lavoratore. Produttività della terra e produttività del lavoro. Attraverso l'uso di queste tecnologie, che poi significano anche non soltanto usare queste sementi particolarmente evolute, significano anche utilizzare più acqua, più fertilizzanti, più pesticidi, più antiparassitari, perché è un pacchetto tecnologico che riguarda tutte queste cose, noi abbiamo pensato che il problema per questi paesi fosse: c'è fame perché non c'è cibo, per avere più cibo devo produrne di più. Questi paesi ne producono poco, attraverso questo pacchetto tecnologico io ne faccio produrre di più. Quindi la tecnica come soluzione al problema della fame. C'è un problema di potere e di predazione, perché è chiaro che queste tecnologie, queste sementi, questi fertilizzanti, questi antiparassitari li produciamo noi e li vendiamo noi. E quindi questo è banale, non ne parlo nemmeno, del nostro interesse nell'avere una soluzione tecnica a un problema che non è tecnico. Ma soprattutto una cosa di cui si discute poco, perché molta gente è contraria agli OGM perché farebbero male all'ambiente, fanno male alla salute delle persone e perché li producono le multinazionali. Questa è metà della storia. L'altra metà della storia, di cui si discute poco, è il fatto che in realtà
non è vero, è stato dimostrato con studi rigorosi, accurati, fatti da persone molto serie e credibili, è stato appurato che negli ultimi, da quando abbiamo diciamo informazioni accurate, negli ultimi secoli almeno, la maggior parte delle situazioni di fame acuta non è stata mai dovuta alla mancanza di cibo. Prendiamo per esempio gli ultimi 50 anni, sicuramente negli ultimi 50 anni questo è vero, nel senso che se uno prende tutte le situazioni di fame acuta, prende la quantità di cibo, abbiamo dei dati, diciamo, quindi scusate se sono così economista, prendo i dati sulla quantità di cibo prodotta nei paesi. Allora, in Etiopia nel 73 c'è una carestia, muoiono migliaia di persone, poi nel 74 c'è in Bangladesh, nell'82 ancora in Etiopia, e poi c'è in Mozambico, eccetera, eccetera. Se io vado in questi paesi e vado a vedere, ma è vero che non c'era cibo in Etiopia nel 72? Perché l'unico motivo per aumentare la produttività è produrre più cibo perché ce n'è poco. Allora, se io vado a vedere quanto cibo era disponibile in Etiopia o in Bangladesh quando c'è stata una fame di massa che ha portato a morire addirittura le persone, i dati disponibili forniti da questi paesi sulla produzione di cibo mi dicono che invece a livello nazionale la produzione di cibo non era insufficiente. E anche adesso, se andiamo a vedere le cose molto recenti che succedono in Niger o succedono in India o succedono in altre parti del mondo dove ci sta molta gente che soffre la fame acuta, cioè che effettivamente va a letto senza aver mangiato e che si ammala per questo motivo, vediamo che in quei paesi la quantità di cibo disponibile non è affatto insufficiente. Cioè, se io la prendo e la divido per il numero di persone, tutti avrebbero da mangiare a sufficienza. Non dico a livello mondiale, sto dicendo nel paese, cioè in Niger, in Etiopia. D'accordo? Allora, primo, quindi l'analisi è sbagliata, perché noi pensiamo di far produrre di più a questi paesi quando già producono abbastanza e gli facciamo usare i fertilizzanti, questi, quindi immaginate il casino quando uno gli porta questo pacchetto d'ecologia. Seconda cosa, non si dà risposta al vero quesito, perché qualcuno muore di fame o soffre la fame e si ammala quando c'è abbastanza cibo. E la vera la risposta a questo, diciamo, a questo quesito è naturalmente nella possibilità concreta che hanno alcuni gruppi sociali ben precisi, non chiunque, ma alcuni gruppi sociali ben precisi, come i pastori nomadi in Etiopia, di accedere al cibo che esiste nel paese. Il caso dei pastori nomadi dell'Etiopia è molto interessante. I pastori nomadi dell'Etiopia, sostanzialmente la dieta base in Etiopia è cereali. La carne non è un cibo principale, si usa, ma è un cibo di lusso, mangiato in città o dalle persone ricche o raramente, diciamo, nelle zone rurali. La dieta base è fatta di cereali e poche altre cose. È una dieta molto povera. Quindi i pastori nomadi sono sostanzialmente popolazioni che allevano gli animali, perché in quelle zone semidesertiche non si può fare molto altro, non si può fare agricoltura, per esempio. Però sostanzialmente la loro sopravvivenza è legata al fatto che scambiano gli animali con cereali, o in maniera vendendoli e quindi ricavando un reddito e comprandosi il cibo, o addirittura facendo baratto, ma comunque interagiscono con il mercato locale e sostanzialmente vendono gli animali e comprano cereali. Fra le altre cose, se dovessero mangiarsi gli animali, morirebbero comunque di fame, perché la quantità di calorie che possono mangiare vendendo gli animali è infinitamente maggiore di quella che assumerebbero mangiando gli animali, quindi non è che possono mangiare gli animali per sopravvivere, d'accordo? Quindi il cammello che loro allevano o altri tipi di mammiferi è un oggetto di scambio sul mercato locale in cambio dei cereali. Allora, quando sono morti di fame queste persone, in concreto in Etiopia non è che non c'erano cereali, c'erano moltissimi cereali disponibili. Tant'è vero che nelle città e nei mercati più vicini, dove sono morte queste migliaia di persone,
chi produceva e vendeva cereali non ha avuto nessun problema. Mi ricordo che in quel periodo, io leggo il manifesto, io mi ricordo quel periodo il manifesto scriveva: siccità, due punti, muoiono gli etiopi. Giorno dopo, il mondo occidentale insensibile alla fame in Etiopia. Terzo giorno, stanno partendo gli aerei con i sacchi di cereali. Cazzata, cazzata, cazzata. Scusate se sono poco accademico. Primo, i cereali c'erano. Secondo, la colpa non è della siccità. Terzo, non c'era stata nessuna insensibilità perché il dittatore dell'epoca aveva subito ottenuto gli aerei con i sacchi e gli occidentali erano ben contenti di mandarli perché erano le loro eccedenze produttive. Allora, tre errori in uno. Il problema, quindi la tecnica, il problema in quel caso è che c'era stata la siccità, questi animali non avevano più da pascolare, erano morti tutti questi animali e questi poveracci non avevano niente da vendere. Lo Stato etiope, che era una dittatura, se n'è fregato, non li ha aiutati, dopodiché è andato sui media internazionali a dire: abbiamo la siccità, la gente muore di fame, mandateci i cereali. Però i cereali che c'erano sul mercato locale, innanzitutto non sono stati dati a queste persone, perché il mercato purtroppo in questi casi non soddisfa i bisogni. Cioè, se tu c'hai fame, i cereali sono lì, non te li puoi comprare sul mercato, non te li regala nessuno. O c'è lo Stato che fa una distribuzione, ma lo Stato etiope, furbo e viscido, lo Stato etiope dell'epoca, una dittatura furba e viscida, fece un calcolo bastardissimo. Disse all'Occidente che mancavano i cereali, l'Occidente ci ha creduto, ha mandato i sacchi di grano e la cosa grave è che poi loro, siccome già ce l'avevano il grano in più che hanno ricevuto lo hanno anche esportato e c'è stato un aumento di esportazioni di cereali l'anno dopo dell'Etiopia. Un aumento di esportazioni di cereali che probabilmente erano i sacchi di cereali nostri, d'accordo? Allora, quando io dico che c'è la fame in Etiopia, devo portare gli OGM, le sementi ad alta resa, aumentare la produzione di cereali? Sapete che succederebbe in Etiopia se io, per esempio, avessi fatto un intervento di aumento della produzione di cereali? Essendo già il mercato saturo, perché il mercato è saturo. Che succedeva in quel caso? Succedeva sicuramente un disastro, come spesso succede quando noi andiamo a far aumentare la produttività. Perché il prezzo dei cereali venduti dai produttori di cereali sarebbe crollato, facendo crollare il reddito dei produttori di cereali e creando più fame. Quindi paradossalmente il nostro ragionamento legato alle merci, le merci, le merci, in questo caso produce addirittura esiti disastrosi, perché fa aumentare addirittura la fame, l'aumento della produttività. Questo per dire come noi pensiamo che la tecnica, in questo caso le sementi migliori o l'aumento della produttività, che si può avere anche usando più acqua, più fertilizzanti, sia la soluzione ai problemi. Quando là il problema invece è un problema di sicurezza sociale che riguarda eventi particolari e che riguarda la redistribuzione locale di produzioni che esistono e che riguarda il ruolo dello Stato, la fornitura di beni pubblici e di assistenza che in qualsiasi posto civile avrebbe avuto luogo, come per esempio ha fatto l'India. Per non parlare sempre dei paesi occidentali che hanno i welfare state, l'India, che aveva allo stesso periodo un governo democratico, l'ha avuta la siccità, ma il governo indiano di ispirazione socialista ha preso queste persone che avevano perso completamente il potere d'acquisto, ha creato 5 milioni di posti di lavoro, tra l'altro che Berlusconi, con lavori pubblici di tipo keynesiano, per un periodo molto breve, quando è finita la siccità, poi sono tornati a lavorare in campagna, ha dato da mangiare a queste persone e il problema non c'è stato. Quindi, strana, la cosa interessante che dice Amartya Sen, vedete, invece della tecnica ci voleva la democrazia. In un paese democratico probabilmente, infatti dice lui, da noi è impossibile che anche in caso di siccità qualcuno muoia di fame, semplicemente perché i meccanismi istituzionali sarebbero tali da creare subito una redistribuzione interna, locale, e quindi fare fronte all'emergenza e quindi sconfiggere, diciamo, il pericolo delle persone meno di fame.
Questo per dirvi come molto spesso le risposte ad alcuni problemi, e se ne dovrebbero fare altri di esempi, sono più sul piano istituzionale e politico che sul piano tecnico. Con questo voglio anche rispondere un po' alla domanda che è stata fatta l'altro ieri sul ruolo della politica. Secondo me il ruolo della politica è invece assolutamente importante, proprio in cose come il genere. E rispondo anche alla domanda sui media. In un paese in cui i media ti dicono in questo posto c'è una carestia, ci sta il cibo che non viene distribuito, si crea un movimento d'opinione pubblica, c'è la società civile attiva, anche se il governo non vuole è costretto a intervenire, cosa che non succede nei posti tipo l'Etiopia. Quindi ruolo della politica fondamentale, ruolo della democrazia fondamentale, nel senso di trasparenza pubblica, informazione, possibilità di conoscere le cose come stanno, eccetera, eccetera. Mentre invece quello che ha fatto il governo era proprio quello di creare un quadro macroeconomico dell'Etiopia falso, che era stato diffuso non solo presso l'opinione pubblica, ma anche presso gli altri etiopi, che non conoscevano la situazione in questo tipo di contesto.